Buonasera, benvenuti. Diamo anche un saluto ai nostri followers su YouTube. Sono in continuo aumento. Ci stiamo avvicinando alla fatidica quota di 300. Poi chissà. Io vado a vedere anche le statistiche, vedo che quelli che c'è una media di visione di 10 minuti, quindi queste cose vanno anche per 30. Però diciamo, se anche per una persona sola può servire, andiamo pure avanti. Uno prenderà 10 minuti, un altro ne prende 20, un altro 30, quid recipitur secundum recipientem, diceva il maestro di coloro che sanno. Bene, ma l'identificazione, la domanda era a cosa ci serve l'identificazione? In realtà la modalità identificata è quella predefinita. È utile, nel senso che noi abbiamo questa modalità predefinita perché è più semplice. È più semplice identificarsi, che ci viene spontaneo come un piano inclinato dove una biglia scorre giù, piuttosto. È come andare con la corrente, no? Cadere dentro le cose, provare rabbia e caderci dentro, identificarsi con la rabbia, provare gelosia, caderci dentro, identificarsi con la gelosia. Questo è il nostro un défaut, no? Questa parola che è diventata di normale uso nel gergo informatico. Un défaut, che cosa vuol dire? In difetto di che cosa? Di altre istruzioni, di altri. Quindi noi in un défaut di disidentificazione siamo identificati. Qual è il vantaggio? Perché questo è più funzionale al samsara. Non è un vantaggio nostro, è un vantaggio del giaguaro. Il samsara ci accompagna nello sviluppo, il samsara è sviluppo ed evoluzione nella sua struttura, però ci accompagna ad evolverci solo fino al punto che è funzionale per l'evoluzione della specie, per la continuazione della vita e per la continuazione del samsara stesso. Perciò per samsara va benissimo che noi ci identifichiamo, che ci arrabbiamo, che ci sbraniamo, che ci accoltelliamo, che ci rincorriamo, ci derubiamo. È fatto così. Il samsara ci sono tre impulsi che dominano sovrani. Samsara è il mondo della vita, è quello che si vede. Gli esseri viventi si comportano con queste regole fondamentali. Mangiare, sopravvivere, riprodursi. Ci sono questi due istinti fondamentali, che poi sono forse uno solo, autoprotezione e autoconservazione. E quindi sono programmati per reagire a qualunque cosa percepiscano come una minaccia. E questo crea identificazione, naturalmente. Io vedo una possibile minaccia, mi identifico con la sensazione di pericolo e di ostilità che questa minaccia mi suscita e parto all'attacco. Il mio cane fa così, non ci pensa, è proprio un meccanismo. E quando parte, che attacca un altro cane, è assolutamente identificato. Però ha imparato ad essere disidentificato, perché se gli pianto un fischio, come dico io, lui si blocca. E quindi vedi che anche per i cani c'è una possibilità di evoluzione col tramite la disidentificazione. Ma se io lo lascio andare, vai, fa una rissa. Questo è quello che succede. Quindi noi siamo identificati en défaut, non so se è chiaro. Dimmi, dimmi, Elia, visto che. La persona saggia invece è colui, secondo me, che vede il pericolo, si difende, ma non si identifica.
Beh, ma qui siamo nei maestri delle arti marziali. Morihei Ueshiba, non so, questi mitici maestri di arti marziali, certo, percepisce il grande maestro, percepisce la possibilità di aggressione, non si identifica e non essendo identificato riesce a rispondere all'aggressione in maniera intelligente e calibrata. Perché se no, altrimenti, che cosa dice Sun Tzu? Sun Tzu dice, il leone, se deve ammazzare un topo, usa tutta la sua forza. Non è che dice ne uso poca, però. Sham! Capito? Questo è, tra la capacità di disidentificarsi, è quella che fa di noi la capacità di gestire meglio le situazioni. Quindi io non so quale sia il vantaggio, secondo me è un vantaggio del samsara, ma il vantaggio della disidentificazione invece è forte, riusciamo a gestire le situazioni con più intelligenza e con più Distacco. distacco. E beh, la disidentificazione è distacco, è la stessa cosa. Prendi per esempio una professione medico. Il medico funziona nella misura in cui è lucido, distaccato e non partecipa emotivamente. Perché se un medico, non so, spesso anche un chirurgo cede il bisturi se deve operare un figlio o un parente. Dice a un collega, fallo tu, io sono troppo coinvolto, mi tremerebbe la mano. Quindi il distacco è importante. Di un malato si prende meglio cura un infermiere o un'infermiera diligente piuttosto che un parente con il pathos. Tutto il Buddha Dharma è finalizzato a mettere un controllo su queste nostre reazioni emotive. Acquisire controllo su queste emozioni, queste reazioni emotive attraverso la disidentificazione che diventa in questo modo il cambio di modalità. È come nelle macchine per scrivere di una volta il tasto shift, clack. Bisognava tenerlo premuto, non veniva da solo, no? Non so se vi ricordate queste vecchie macchine per scrivere. Io avevo in casa mia madre, aveva una Underwood bellissima, e io andavo là e ci pasticciavo sopra. Ma c'era questo tasto che mi attirava particolarmente, shift che vuol dire che sposta, infatti c'era spostamento del carrello, tac, che saliva e quindi poi battendo il tasto si faceva la minuscola, la maiuscola invece della minuscola, perché cambiava l'angolazione di battuta. Noi, il nostro tasto shift è la disidentificazione. Passiamo dalla modalità identificata attraverso che cosa? Attraverso un atto di sati. È sati che ti permette di disidentificarti. Ed è per quello che la nostra pratica meditativa si fonda su sati, tanto che sati si dice satipatthana, cioè fondamento della presenza mentale. Questa tanto chiacchierata mindfulness. Ma la mindfulness non è una cosa che una volta che hai capito cosa significa la parola sei in grado di applicarla. La mindfulness perché possa, sati, diventare accessibile come tasto shift, ci vuole un bel periodo di apprendimento, di esercitazione. Non viene da sola. Alla natura non interessa che noi apprendiamo la mindfulness. O meglio, la natura ci indirizzerebbe verso uno sviluppo della mindfulness, ma noi ci siamo parati, abbiamo messo, ci siamo messi al riparo.
i nostri antenati, che parlo non di tanto tempo fa, basta, credo bastino una decina di migliaia di anni che passano alla svelta. 10.000 anni, se adesso così dirlo, sembrano tanti, perché noi non viviamo neanche un centesimo di 10.000 anni. Però proprio perché viviamo un centesimo non è tanto distante dall'intero 10.000. E quindi, no? Sono monete, abbiamo in tasca monete da 1 euro e monete da 1 centesimo. È una frazione paragonabile. Paragonabile non significa che sia la stessa cosa, ma entra nello stesso ordine di grandezze che possono essere considerate. 10.000 anni sono niente. E i nostri antenati 10.000 anni fa avevano a che fare. Certo che dovevano sviluppare la mindfulness, ma per la sopravvivenza, per l'autoprotezione, l'autoconservazione, dovevano stare attenti in continuazione. Il pericolo era in agguato non appena mettevano fuori il naso dalla caverna o scendevano dalla palafitta. La palafitta. Perché facevano le palafitte? Perché gli piaceva stare in riva al lago? No. Il motivo delle palafitte era autoconservazione, no? E autoprotezione. Qualunque nemico che fosse umano, che fosse con 2 gambe o 4 gambe o senza gambe, eccetera, per arrivare alla palafitta innanzitutto doveva entrare nell'acqua ed entrando nell'acqua fa rumore, era come avere un sistema di allarme. E arrivare fino a quel punto lì richiedeva che proprio si sciaguattasse nell'acqua. Poi c'era la palafitta, bisognava che salisse. Certi animali non so, anche predatori, non si avventurano nell'acqua. Per esempio, i felini sono refrattari ad entrare dentro l'acqua. Ci entrano e sanno anche nuotare, ma non è proprio, diciamo, nelle loro preferenze avete mai visto? Mettere il felino, zampa in acqua e poi la scrollano. Quindi loro avevano costruito queste palafitte perché potevano dormire un pochino più tranquillamente che se fossero stati invece all'interno del bosco o in qualche altro posto dove potevano essere aggrediti. E così nascono questi insediamenti proprio in riva ai laghi, che sono abbastanza tranquilli. Chi ci dice che Como non è cominciata come una colonia di palafitte? Per esempio. E comunque questo è, noi per evolverci, se fossimo rimasti in quella condizione là, saremmo molto più mindful di quanto siamo qui. Noi qui possiamo permetterci di essere distrattissimi proprio perché c'è la civiltà. Sì, benessere crea più distrazione in un certo senso. Fa parte di tutto quanto un trend che va verso la distrazione, cioè favorisce la distrazione. Quando dicono si stava meglio quando si stava peggio, i nostri antenati stavano peggio di noi, ma dal punto di vista dello sviluppo di sati erano avanti a noi a 100 km. Loro erano come. Perché se solo sopravvivevano, voleva dire che sati ce l'avevano. Quelli che erano distratti, che erano nesci, che erano storditi, arrivava no? Qualche pulitore e che a seconda della sopravvivenza del più adatto, se ne faceva un coccodrillo, una tigre, un orso, se ne faceva un boccone. Quindi non è che ci fosse tanto da fare. Quelli che sopravvivevano erano i più adatti a sopravvivere, cioè i più attenti, da cui viene il famoso detto del Buddha. L'attenzione è la via della vita, la disattenzione è la via della morte.
I disattenti, gli attenti non muoiono, ma i disattenti sono già come morti. Questa è la condizione nostra in natura. Perciò a quell'epoca là noi avremmo sviluppato sicuramente più sati. Quando coltivi le qualità dell'essere, hai meno bisogno di sostituirle con delle protesi. Nell'ora precedente si parlava, per esempio, Platone nella Repubblica lamenta che gli antichi erano molto più sviluppati, evoluti dei suoi contemporanei, perché usavano di più la memoria, per esempio. Fatto che Platone dovesse dipendere dai libri lo considerava un fattore un esempio di decadimento. Pensa, agli antichi sapevano tutto a memoria, non avevano bisogno dei libri. La storia della nostra civiltà è stato cedere prerogative e possibilità che erano, facevano parte dell'essere, e le abbiamo trasportate nell'avere, perché questo il... E quindi ci siamo potuti rilassare e quindi distrarre. È così che la distrazione è diventata un valore. Perché più cose hai, più ti puoi distrarre, ma anche perché tutte queste cose ti proteggono. Ho cominciato a costruire muri e tutte queste cose qua, e quindi ha cominciato a dire: vabbè, ma adesso posso dormire tranquillo. Sulle palafitte dormivano con un occhio solo, perché dalla vigilanza, ossia da sati, dipendeva la loro vita oppure la morte. Ma prova a vedere come funziona questa cosa, man mano che noi cediamo nostre prerogative, per esempio fare i conti. Io so fare i conti a memoria. Mi hanno insegnato a scuola. Mi avrebbero bocciato se non avessi imparato le tabelline, no? Queste cose qui. E imparare a fare i conti, anche la moltiplicazione e le divisioni, almeno entro un certo range, le dovevi saper fare. Ti davano i compiti in classe, le cose, e c'era talmente pieno di roba che poi non avevi la calcolatrice sul banco. Mia figlia non è capace. Se non ha la calcolatrice, se non ha il computer, non è capace di fare un conto. Allora vedi che noi cediamo delle cose che potremmo fare e per via della pigrizia della cosa, vanno dall'essere all'avere. Poi il passo successivo è breve, dall'avere, quindi con la calcolatrice per fare i conti giusti, la cosa importante diviene l'apparire, cioè quindi prendere il buon voto, non importa se il risultato del compito è quello giusto. Ah, ho preso un noto, adesso non so più come siano i voti, un B, A, adesso li danno anche, siamo diventati americani anche noi a scuola. Danno A, B, C, anche a lui, non lo so. Sì. È da tempo. Ah, da tempo. Cioè, quando andavo a scuola io già lo davo. Ah, ci davano le A, le B, le C? Sì. Ma io no. Perché ogni tanto ti torna indietro. Sì, esatto, c'è stato un periodo sì, un periodo dopo sono tornati ai numeri. Io avvicino alle medie. Comunque l'idea è questa, noi potremmo avere delle prerogative, delle qualità, delle... potremmo fare delle cose che invece abbiamo ceduto alle cose, abbiamo delegato a delle cose, a delle protesi che le fanno per conto nostro. Ma sati da sola, soprattutto se verso l'esterno, rispetto all'identificazione, non basta. Quindi anche gli antichi o i nostri antenati erano più sati, però il problema dell'identificazione ce l'avevano sicuramente. Sicuramente, però c'era più sati. Qui l'identificazione, la non identificazione subentra per il percorso evolutivo. Quando cominci a chiederti se è più, qual è il modo più conveniente di reagire, anzi meglio, quando ti accorgi che la reazione automatica, eccetera, eccetera, non è il modo migliore di rispondere a una determinata situazione.
per cui al posto della reazione subentra quella che i latini chiamavano responsabilitas, che poi ha sotto un altro significato, ma è capacità di rispondere consapevolmente alla situazione, che non è più reazione, ma è responsabilitas, ossia consapevolezza, che implica la consapevolezza. E sono le 22:31, salutiamo i nostri followers, lunga vita e prosperità a tutti.